Allora guarda, non è qua, allora qui, qui. Amici di Bracciami Ancora, settimo giorno di quarantena, io lo sto trascorrendo sulle Alpi, lo sto trascorrendo in provincia di Trento, sto uscendo, sto andando a fare la spesa e in contemporanea faccio fare la passeggiata a Darwin, così unisco le due cose e riduco al massimo i miei spostamenti. Darwin! Senti Darwin, aspettami qua, torno subito, ok? Metodo. Il grande Capitano America potrebbe aiutarci, dai Capitano America, dai che ce la fai, vai grande, ce l'abbiamo fatta, portiamo giù, grazie con l'aiuto di Capitano America, olè, ci siamo, perfetto. Ora dobbiamo togliere Capitano America e ci mettiamo la scamorza, che dice, meglio? Perfetto. Dunque, ringraziamo Capitan America per il servizio reso. Grazie Capitan America. Uno. Due. Issiamo la scamorza. Vediamo un po'. Eccola qua. Ce l'abbiamo. Ricapitolando, questa è la scamorza affumicata, questa è la scamorza di latte vaccino. Questo poi è un approccio molto meridionale, perché io l'ho visto fare solo da Roma in giù, l'ho visto fare in Molise, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Calabria, ditemi se lo fate anche in altre regioni, io l'ho visto fare solo in queste, però sicuramente dopo ragazzi che abbiamo fatto vedere questo video basta un po' di spago, un po' di immaginazione, un Capitan America che ci aiuta e siamo pronti per grigliare. Allora, in attesa che la brace si fa, oggi cuciniamo le salsicce. Ragazzi, le salsicce. Va bene se faccio la pronuncia così? Perché ovviamente, ragazzi, ho uno slang, parlo con una flessione romana, mi viene a dire salsicce, salsicce, salsicce. Comunque ci siamo capiti, perché in molti mi avete fatto commenti ironici sulla mia pronuncia. Ad ogni modo, ora cucineremo le salsicce e le cuoceremo. Dove vai, giovane cameraman, rimani qui e le cuoceremo nella birra. Siete pronti? Ci siete? Andiamo! Ancora. Tre. E quattro. Come sta venendo? Bene, bene. Bene? Non sembra ragazzi, ma qua fuori fa freddo, sono 2 gradi, quindi mi sono messo la fascia in testa. Voglio il fuoco, 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 voglio il fuoco. Poi allora facciamo Giorgio mentre lo veglia.
abbassiamo ancora di più questa. Qui così si è finito per il mare. Darwin, togliti che è pericoloso, togliti che è pericoloso, togliti che è pericoloso. Guardate, guardate, sta colando. Ragazzi, prometto bene, però tiriamola un pochino su, di qualche centimetro. Allora, qui facciamo questa operazione, spostiamo leggermente l'alluminio, prendiamo le salsicce e le spostiamo. Una, due, caro Giorgio, sono pronte, andiamo. Due, tre e quattro, andiamo a tavola. Giovane, fanno i bracimi ancora? Quale vuoi? Vieni. Lei poverina va viziata e coccolata. Dunque, carissima, e quale vuoi di queste due? Io ti suggerirei questa. Pure le patatine rimediato, eh? Sì, ora veniamo da te. Bionda misteriosa, prendi pure. Questa grande o quella piccola? Quella grande è la più classica. Sì. E questa va meglio con la birra. Benissimo, grazie. Quali sono carote, eh? Scusate, ma a sto cane gli diamo niente. L'avete assaggiate le carote? Come sono? Le carote? Dove stanno le carote? Le carote fritte. Ragazzi, carotina fritta. Non ci farà male tutta sta verdura. Allora, vai, ci sei? Scaldiamo il pane, prima cosa. Scaldiamo il pane. Allora, guarda, questa la poggiamo qua. Ok, porca miseria. Poggiamo qui. Ortacci, quanto è buona! Ok. E adesso mangio io, dopo che hanno mangiato loro. E qui, ragazzi, facciamo un abbinamento cosmico. Questa è la scamorzetta affumicata dal barbecue. Qui abbiamo dei funghi porcini sott'olio. Bella, appoggio, li prendi qui, qua, qua, qua. Fungone porcino, tac, ci sei? Mortacci, quanto è buono! Alla grande! Grazie, Gio! Quella affumicata mi piace di più. Quella affumicata. Questa è affumicata. Questa è affumicata. E questa è semplice. Aspetta. Io. Mi piace di più ciò che ne fanno, questa qua, quella affumicata. Sto cercando di capire dove sta la telecamera, cioè. Mm.